Grande festa in centro città per i neolaureati del Consorzio Universitario di Pordenone e per i neodiplomati dell'ITS Alto Adriatico Academy. Pordenone, come ogni città universitaria che si rispetti, ha ospitato con orgoglio questo primo Graduation Day, evento ufficiale che ha dato visibilità e soddisfazione alla folta schiera di ragazze e ragazzi volenterosi che studiano e si formano presso i due centri di eccellenza della nostra città. Tanti gli applausi per i giovani che hanno partecipato alla festa con le loro famiglie, la cui proclamazione ha avuto luogo davanti alla loggia del municipio con il tradizionale lancio del tocco, rosso per i diplomati TS e nero per i diplomati del consorzio di Via Prasecco. Questa festa permette di ringraziare studenti e famiglie per il loro impegno. Hanno raggiunto chi la laurea e chi il diploma dell'ITS ed è anche la dimostrazione della vivacità e della fondamentale importanza del consorzio universitario a Pordenone. Pordenone è un territorio a trazione manifatturiera, ma non basta il capitale economico, serve anche il capitale umano, competenze, professionalità, capacità, sapere che permettono di profilare, di costruire quelle figure professionali utili al nostro sistema imprenditoriale. Noi cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto ringraziare l'università per il costante apporto e per la collaborazione che permette di dare formazione di qualità a Pordenone. Come comune investire di più nelle strutture didattiche, nei laboratori e anche nel dare risposte abitative e luoghi di aggregazione ai ragazzi. Pordenone deve comprendere perfettamente quanto importante sia avere incardinato qui un consorzio universitario. Da un lato, ripeto, per costruire l'intelligenza del futuro e dall'altro per costruire un ecosistema ideale in cui un giovane, considerando che più del 50% di chi frequenta il consorzio viene da fuori regione, qui possa trovare il luogo ideale in cui studiare, vivere, lavorare. Abbiamo voluto che la comunità si stringesse intorno a questi ragazzi che hanno raggiunto un obiettivo importante e che saranno la nuova classe dirigente di questa città, di questa comunità. E quindi oggi vogliamo ringraziarli e festeggiarli come comunità e naturalmente far capire a quelli che guardano, alla comunità che ci sta intorno, il valore della competenza con la quale loro si guadagneranno il mondo. Questa è una serata importante per tutto il polo universitario, è un momento di festa vera con la cittadinanza, in modo che possiamo festeggiare tutti gli universitari e tutti i diplomati ITS che hanno raggiunto un importante obiettivo. Per cui questa è un'altra dimostrazione di quanto la città è affezionata a questo polo universitario. Oggi l'università e l'ITS entrano ufficialmente nella città e si integrano pienamente con la città. E la scelta del luogo è simbolica e significativa, sotto la loggia del municipio, proprio anche a contrassegnare l'impegno del comune per lo sviluppo degli studi universitari e degli studi di alta formazione a Pordenone. Studi di alta formazione che nel passato non sono sempre stati così in salute, oggi per fortuna sì, anche grazie a questo impegno. E noi peraltro ci stiamo prodigando per trovare nuovi spazi per l'università perché crescono i corsi universitari.